Ciao a tutti, eccomi qui con un nuovo tutorial. In questo tutorial voglio farvi vedere come possiamo creare una doppia esposizione. E per questo tutorial abbiamo bisogno di un'immagine, di un profilo, quello che volete. Io uso un'immagine da internet perché a disposizione non ne ho, quindi prese comunque dal web. E come immagine invece che vado a sovrapporre, metto un'immagine che ho realizzato io. Andiamo ad aprire Photoshop, andiamo ad aprire la foto che vogliamo sovrapporre, quindi diciamo la foto iniziale, ovvero quella del profilo. Ok, questa è questo profilo. Allora andiamo a sbloccarci il livello e andiamo a fare in modo che lo sfondo bianco va eliminato. Quindi andiamo qui sullo strumento scherma che va a toccare i punti luce della foto e automaticamente li fa diventare sempre più bianchi. Prendiamo la dimensione e vedete, andiamo a toccare, vedete, tutte le parti bianche. Attenzione perché anche il maglioncino è bianco e potrebbe prenderlo anche lo schermo. Quindi andiamo, vedete, andiamo a togliere. Prende tutti i punti bianchi, quindi automaticamente anche un po' di sfondo. Dobbiamo andare a schiarire più qua, perché qui vedete. Ok, ora andiamo a prendere invece lo strumento brucia. Con lo strumento brucia andiamo a, vedete, a scurire le parti dei capelli, sono quelle che ci interessano maggiormente perché poi deve venire bene nella foto. Ok, vedete, andiamo a toccare queste parti. Ok, ora duplichiamo questa foto e andiamo su immagine, regolazioni, soglia. Come vedete, qui lui ci prende dei dettagli che noi vogliamo andare a far venire nella foto, quindi automaticamente ci ha preso bene anche i capelli e gli diamo ok. Ora passiamo alla selezione intervallo colori. E andiamo a prenderci ombre, quindi tutto quello che è nero. Come vedete, voi qui adesso non vedete, ma lui ha selezionato tutte le parti nere. Ok, e applichiamo una maschera. Ecco qui, vedete, ho applicato semplicemente la maschera di livello sui capelli. Ora vado a prendere, vedete, il pennello e mi vado a chiudere comunque questi punti perché questa sarà la maschera che a noi ci serve fatta dei capelli. Ok, poi andiamo a inserire la foto che abbiamo a disposizione. Ecco qua, questa è la foto che io voglio andare a inserire. Io voglio andare a mettere, vedete, questa parte di cielo. Ok, andiamo qui sopra, tasto destro, crea maschera di ritaglio. Come vedete, già così ha già questo effetto, vedete? Mi duplico questa maschera in modo che sotto vado a mettere anche altre parti del cielo. Mi applico una maschera, quindi sul livello di sopra, prendo il pennello con il nero e vedete, faccio queste parti qua in modo che vado a far uscire sia sopra che sotto. Ora vado sulla maschera della donna e mi vado a togliere, vedete, le parti degli occhi e questa parte qua, perché comunque a me serve solamente sui capelli. Duplichiamo la donna che abbiamo fatto all'inizio e me la vado a mettere sopra tutti. Vado qui e vado a mettere luce soffusa. Ora su luce soffusa applico una maschera e mi vado a cancellare, vedete, queste parti in modo che i capelli comunque si vede sempre la foto sotto. Vado, vedete, a cancellare questa parte. Ok, ora vado a prendere il pennello, me lo metto di opacità molto leggera e il flusso pure, aumento il pennello e
Vedete, tolgo queste parti dove si intravede la treccia, gli lascio semplicemente i dettagli della foto. Qui torno sulla foto della donna, mettiamo tutto al 100% e mi vado a cancellare, vedete, queste parti che comunque sono dell'effetto soglia. Ok, adesso mi vado a eliminare lo sfondo e creiamo uno sfondo, quindi vado a prendermi adesso il migliore a bordo e mi vado a prendere, vedete, tutto il bianco. Ora vado a sottrarre selezione, quindi vado a prendere il meno qui in alto. Andiamo a fare selezione inversa. Con la selezione attiva mi duplico il livello e automaticamente applico la maschera che, come vedete, sta qui. Andiamo ad applicare un nuovo livello. Come vedete, noi abbiamo selezionato semplicemente la sagoma. Andiamo a mettere uno sfondo bianco. Vedete, eccolo qui. Andiamo ad applicare una sovrapposizione pattern. Sulla sovrapposizione pattern vedete che abbiamo adesso questi, in modo che sotto è stato scontornato. Andiamo ad applicare lettere bianca carta ruvida. Andiamo su sovrapposizione colore. Qui andiamo a mettere non so, un arancione chiaro, un arancione, e qui andiamo a mettere colore. Voi adesso non vedete l'effetto, però c'è. Andiamo su sovrapposizione dei pattern, vedete, potete decidere anche come fa la sovrapposizione e gli diamo ok. Ora andiamo su galleria, su filtro, galleria filtri. Qui vedete possiamo dare un altro effetto e andiamo a mettere applica texture. Andiamo su texture, applica texture. L'effetto non si vede molto. Ok, andiamo qui e andiamo a fare tinta unita. Andiamo a mettere, vedete, un rosa e gli diamo ok. Andiamo qui e andiamo a mettere, vedete, scolora. Andiamo ad abbassare un po' l'opacità e andiamo ad agire con il pennello. Prendiamo il pennello dalla punta sfumata, lo abbassiamo di opacità in modo, vedete, che è fatto così. Andiamo ad applicare un'ombra esterna sulla foto, vedete, sulla parte della foto, e andiamo a fare, vedete, questa ombra un po' distanziata. Andiamo sulla foto, regolazioni, vividezza e andiamo a saturare leggermente la foto. Mettiamo la vividezza al 100% e la saturazione a meno 80. Ok, fatto questo, abbassiamo anche leggermente il riempimento della foto di sopra. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto per creare le vostre sovrapposizioni. Poi potete sempre utilizzare qualsiasi tipo di effetto. Questo è un effetto, diciamo, è un metodo molto semplice che potete utilizzare per qualsiasi foto. Con questo il tutorial è finito e noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti!